Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello. Faccio questi video perché sono un appassionato di moto. Se anche tu come me lo sei, iscriviti al canale e seguimi. Oggi eh, in particolare ti parlo di Kawasaki, ma perché mi ha scritto l'amico Francesco, che vado a leggere testualmente, sarà un po' insistente, dici, ma ti rinnovo: l'invito a parlare della prima e seconda Kawasaki Ninja 636. Parlo delle prime due perché avrebbero dovuto convivere con la CBR e la CBRF in onda. Nella prima e poco diffusa ma stupenda come compromesso supersport e viaggio senza bagaglio fece la prima apparizione il motore. Nella seconda un telaio, un'estetica cattivissima per la pista. Ho provato la precedente 600 e ti assicuro che la differenza era molto avvertibile ai me medio bassi regimi appena sopra i 3000 giri. Quindi ti parlo di eh, questa moto nella sua versione ZX, quindi de la denominazione è la seguente, Kawasaki ZX-6R 636 del 2012, che appunto ha proposto una moto che pur, Kawasaki ha proposto una moto che pur eh, con, non potendo gareggiare nella categoria delle 600 a causa appunto della cilindrata che andava oltre, ha fatto... La differenza è però nell'uso quotidiano, grazie soprattutto alla generosa erogazione di potenza e ai medi regimi di rotazione. Uno dei modelli migliori di questa lunga serie di, di motociclette è stato quello rimasto in produzione dal 2012 fino al 2014, in cui sono stati appunto introdotti controlli elettronici con differenti mappature e la possibilità poi di gestire il controllo di trazione. Ma vediamo appunto la moto in questa bella immagine e partiamo come sempre dal motore: quindi motore raffreddato naturalmente a liquido. Si vede bene il radiatore: un quattro cilindri, distribuzione a doppio albero a camme in testa. La cilindrata appunto è di 636 cm3, la potenza massima è di ben 131. 1,1 cavalli 13.500 giri al minuto, il regime di rotazione ovviamente piuttosto alto per ottenere da un 600 tale potenza. La coppia massima è di 71 Nm 11.500 giri al minuto, il telaio è un doppio trave in alluminio, la sospensione anteriore è formata da una forcella telescopica, stelli rovesciati ben visibile e completamente regolabile con gli steli da 41 mm l'escursione di 120 mm, la sella alta. 820 mm da terra al posteriore. Siamo in presenza della sospensione denominata Unitrack completamente regolabile. L'escursione in questo caso della ruota è di 135 mm. Parliamo dei freni: per cui abbiamo all'anteriore qui ben visibile una coppia di dischi da 310 mm con la pinza ad attacco radiale della Nissin da 220 mm, al posteriore invece il freno. Ruota in lega leggera 17 pollici. Molto bel eh, sia l'anteriore come al posteriore il serbatoio da 17 litri per un peso secco di 191 kg. Il, pe il prezzo di questa versione e dall'epoca era di 12.190 euro. Se ti è piaciuto, quindi metti un like, se non ti è piaciuto, metti un dislike, ma iscriviti al canale e attiva la campanella per due motivi: primo è gratis, secondo Faccio un video al giorno, così sei sempre aggiornata. Aggiornato qui sotto i tuoi commenti sono sempre graditi. Ciao, buona serata.